Ed è dagli studi di Radio Luis in Roma, Viale Romania, numero civico, non me lo ricordo. 32, quante volte te lo devo dire? 32! Che riparte la trasmissione E ci sei tu nell'anno 2014, la prima puntata oggi, lunedì 10 febbraio 2014, dalle 20 alle 21, Vincenzo Capua, Alessandro Servitella vi danno il benvenuto ufficiale a E ci sei tu! Ti porta consiglio quando fuori è buio, la luce ti si accende dentro e ti fa scoprire quello che capire non vuoi. Ma sì, ed anche stavolta mi chiedo se forse era meglio andare a dormire coprendo col sale il ricordo che mi tiene sveglio e che mi fa pensare a te. Ci sei tu in questa notte a farmi compagnia. Io non vorrei dormire più. E ci sei tu, tra i miei sogni ci sei sempre tu. Io non vorrei svegliarmi più. Oh no. Vivendo ogni istante cercando di fare il mio meglio. Mi può capitare purtroppo di fare uno sbaglio, quello di incontrarti forse troppo presto per noi. E poi, non te l'ho mai detto e non riesco a tenermelo dentro, quello che mi hai dato lo sai non è stato un abbaglio, tu sei sarai sempre il primo vero amore per me. E ci sei tu stanotte a farmi compagnia. Io non vorrei dormire più. E ci sei tu che mi trasformi l'aria in energia. Io non vorrei finisse adesso la magia. Ma c'è qualcosa che il tempo non porta via. C'è qualcosa che il vento non spazzerà. C'è qualcosa che il cielo conserverà. Ed in queste notti in me si accenderà. E ci siamo sempre qui tornati, la diretta alle 20.03, come avrete notato quest'anno iniziamo con un'ora di anticipo proprio per permettervi a tutti i nostri amici, perché introdurremo anche una nuova rubrica dedicata al cucinare che poi insomma ne dire. Guarda, ci sono arrivate tante lettere qui nel periodo natalizio, ci sono arrivate centinaia di lettere che sì, ci dicevano: allora ragazzi, cercate di anticipare l'orario di Ci sei tu così, un'oretta prima, esatto, perché noi ascoltiamo, saltiamo la cena per tutte ascoltarvi, le tue fan, saltiamo la cena, ci mettiamo là con le nostre applicazioni, con i nostri smartphone, esattamente, ma se voi mettete un'oretta prima ci rendete la vita molto più semplice, molto più semplice, allora noi possiamo andare a mangiare, insomma c'è sempre l'applicazione, allora, Radio Luis, sì, che scaricherebbe dall'App Store. Bravo. Lo ricordiamo perché ogni anno è importante, prima puntata dell'anno ricordare sempre di questa benedettissima applicazione. Quindi ringraziamo Alessandro Servitella, ecco, che ha scritto, sì, queste centinaia di
di lettere. Esattamente. Di sua mano. Senti, ma poi tutte lui. Voglio che mi racconti, insomma, dobbiamo raccontare. Te sei stato Capodanno, hai cantato in diretta su Rai 1 al concertone con Carlo Conti. Edicola Fiore sta andando alla grande, cioè di tutto e di più, non ti fermi più. Sta andando alla grande, sì. Adesso ci dobbiamo dare da fare qua. Ci dobbiamo dare da fare. Ma io adesso non vorrei parlare di me, non vorrei parlare neanche di te. Perché sono appena arrivati, poi li vediamo. Si stanno aggirando qua tra gli studi, ed un cast fantastico, un regista, un film che sta andando da paura. Noi stiamo parlando appunto di il film, lo vuoi dire te? Allora, il film è uscito il 6 febbraio, sì. Si chiama Smetto Quando Voglio. E non dobbiamo dire altro, perché stanno arrivando e ci racconteranno tutto loro. Intanto vediamo. È anche arrivata Cecilia Sala. La salutiamo. Salutiamo. Io posso dire che è un film bellissimo che io ho visto, sì. E che il successo che sta avendo se lo merita tutto. Quindi noi ne parleremo qui in studio con il regista Sidney Sibilia e con i due attori principali, uno è Valerio Prea e l'altro è Paolo Calabresi. Allora, Paolo Calabresi. Non vogliamo perdere tempo, non vogliamo dilungarci in chiacchiericci da bar. Esatto. E andiamo a sentire la prima canzone e poi torniamo in studio proprio con il cast e il regista. E allora James Blunt con Heart to Heart. Wherever you fall. To torniamo con questa canzone di James Blunt, 20:09, quasi 20:10 per la precisione. Allora, sono arrivati finalmente cast imperiale, regista imperiale, se così vogliamo definire, Vincenzo. Esatto, sono in studio con noi e possiamo subito presentarli. Al mio fianco c'è il regista Sidney Sibilia, ancora alla mia destra c'è Paolo Calabresi e ancora andiamo avanti e c'è Valerio Prea, e sono il cast del film Rivelazione, lo possiamo dire, di questo inizio 2014, tutto italiano, e si chiama Smetto Quando Voglio. Buonasera a voi. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Allora, benvenuto doveroso, Vincenzo, qui nei nostri studi di Ci Sei Tu. Siamo onorati di avervi qui. Noi abbiamo avuto tanti ospiti di calibro e la prima puntata del 2014, iniziare con voi, è un grande piacere. Abbiamo tanti ospiti di calibro stavolta. Ragazzi, noi siamo sempre avere ospiti di calibro. Ma qui. È vero, tale mai. È vero che abbiamo preso un principiante, questo lo possiamo. Esatto. No, non è vero. La P di principiante. Non è vero. Non però è dobbiamo, vero. Dobbiamo ricordare che comunque c'è l'esordio. Il 6 febbraio è stato proprio l'esordio come primo lungometraggio. Come primo lungometraggio. Allora, parliamo un po' di questo film. Allora, oggi abbiamo festeggiato tutti insieme, noi, perché vi avevamo, abbiamo festeggiato il 1 milione di euro di incasso. Il milione. Quanto è bello. Aspetta, diciamo la verità. Nel weekend non ha fatto. Ha fatto 9. Cioè, 9,88, però ci sono 88. Delle sale fuori cinema, capito? Quindi, secondo una previsione, un algoritmo matematico molto approssimativo, potremmo essere arrivati a 1 milione e 1 milione. Ma io sono sicuro che ci state arrivando. Quindi, adesso, insomma, in oppure oggi pomeriggio. Ormai, insomma, siamo. Allora, adesso, ormai, siamo. Adesso siamo ufficialmente, perché oggi che ore sono? Le 20. Sono le 20:11 e abbiamo male. Anche scoperto che Paolo Calabresi controlla attivamente con il suo smartphone. Oh. Si può dire, vi spiego tutto subito. Ecco qui. Mi sono fatto sull'iPhone, mi sono preso queste due applicazioni che si chiamano Cinema di Roma, Massimo Ferrero Cinemas. Sì. Roba qua. Ecco. Che tu puoi. Ma qua vedo un'applicazione. Cos'è qua YouPorn? No, che. No. Se ancora non l'hanno fatto. Tu puoi comprarti i biglietti online. Però lì non è che io non lo faccio per comprare continuamente. Cioè, tu hai comprato 1 milione di euro di biglietti. Esatto, oggi stai la casa, non è più un in mezzo alla strada. Allora, in realtà io arrivo fino all'ultimo step, che è quando devi mettere il numero della carta di credito. Esatto. Perché mi permette di vedere quanta gente, quali poveri. Tu puoi scegliere i posti, ovviamente. Certo, cioè, quanta gente c'è al cinema, mezz'ora dopo. E ora come siamo messi? Malissimo. E quindi tu da giovedì 6 febbraio sei continuamente con il tuo iPhone a controllare. No, ma ragazzi, quando esce un film cominciano delle cose da psicotico pazzesche, cioè non vi dico a che fa, perché guarda là, però ma pure io stiamo sempre a controllare, perché poi
c'è il Cinetel, è tipo gli exit poll, quando cioè, tu lo controlli, quello si aggiorna, arrivano le sale e c'è questo testa a testa con i fratelli Cohen, questa battaglia con Robocop che diciamoci abbiamo vinto, per uno della mia generazione vincere contro Robocop è tanta roba. Ma io ti pazzesco, sayonara Robocop, capito? Come ero troppo giovane. Ma io l'ho visto, ero piccolino, poi i remake insomma ci stanno. Ma io ho una domanda, io da studente ho appena finito gli esami, devo ancora vedere questo film. Ti faccio una domanda, perché devo venire a vedere? Di che cosa parla? Come c'è solo un motivo per venire, se devi andare a vedere, ma non capito. Ci vuoi da 8 euro qui così a fare la chiediamo qua. Poi parliamo noi con esatto. E no, il perché fa ridere, ragazzi, è una stronzata che fa ridere, questa è la verità assoluta. Poi se cominciamo adesso a intellettualizzare e ci tengo al termine stronzata, è una stronzata, no? Perché sì, è una stronzata, sì, però che si sappia è una roba che fa ridere, poi si tende sempre a intellettualizzare, è anche vero quello che accadrà, che le stronzate vanno fatte bene, perché se fai bravo, ecco, questo è giusto, a prescindere devono fare stronzate, e infatti vedi qua su Repubblica ci siamo noi. se non è una stronzata questa, ditemi voi che cos'è. Infatti qui vediamo dalle sale social la reazione del cast di Smetto quando voglio, la composta reazione del cast agli incassi del primo weekend. Leggi così, la laurea è lontanissima, te lo dico subito. No, perché sto... è una cosa di una gravità pazzesca. Fammi vedere chi prendo, come stai messo? Lasciamo stare. Allora, domanda, il vostro ruolo nel film, che personaggio interpretate? Iniziamo magari da Paolo. Fine trasmissione. Ero fissato perché mi avevo messo a guardare le espressioni di allora Fermonti. Si è messo a fare uno scherzo. Non so. Il giornale radio. Sì. Il libro di Rienzi, perché l'indicazione che ci hanno dato ha detto fate le espressioni quando godete, perché ovviamente siete contenti. Quando l'avete fatto così bene? Foto? Adesso nel weekend. Ci hanno detto che stavamo alle soglie del milione, anzi milione e mille. Ha detto fate due foto perché state mente felici e state godendo. E vabbè. Devo dire che io sono vicino alla Solarino. Alla soglia di dolore. Nella soglia di dolore. E c'è un film bello che fa con Leonardo DiCaprio che diciamo no? Una roba simile. Esatto. Sì, non l'ho visto. Lui ci hanno copiato. Ma lui è al cinema, non c'è andato. Completamente copiato. Andate. Si è copiato Sibilia. Ma questo è proprio. No, la cosa che mi ha fatto identico. La cosa. Però io ho la vena come De Rossi. Ecco. La cosa della giugulare è il cane. Se vedi The Wolf of Wall Street abbiamo lo stesso cane. E questa è una cosa che mi faccio il ganzo con gli amici. Anche lui è un cane milionario. Lui c'ha il cane, perché noi ci sono vari cani. A parte gli attori. No, cioè, Belle e Sebastian, che diciamo che sta sbancando il box office, che non scassa cazzi di cane, terribile. E poi c'è il cagnolino nostro, che è uguale a quello di The Wolf of Wall Street. Ma parlavamo del tuo personaggio, forse Paolo. Forse mi avevi fatto una domanda. Mi sembra di sì, però insomma. Mi chiesto come l'archeologo. Il personaggio è l'archeologo. Lui Arturo Frantini si chiama, è adesso indagato per appropriazione di beni dello Stato, però lui è uno che fa l'unico della banda che fa veramente il suo lavoro, è nello stato ultimo del precariato, proprio peggio di così non è possibile, però lui fa l'archeologo. Ma io qui leggo anche sequestro di persona. Sì. Ha avuto dei piccoli problemi. Vedrete quando c'è tu il film l'avete visto. No, non so. Ancora io affido oggi un esame, domani vado. Ma le trasmissioni su cose non sapete, ma qua non l'ha visto nessuno. Stiamo parlando. Vabbè, d'altronde pure noi abbiamo girato il film senza leggere la sceneggiatura. È solo inconsapevolezza, però che bello questa. Te l'ha detto Alessandro, dovete convincerlo ad andare al cinema. Guarda che secondo me questa foto, cioè io una cosa così. Allora andiamo sulla home page di Repubblica.it e vedete la nostra composta reazione. Tu non ci sei però, Sidney. No, non ci sono, io volevo fare, questa è la roba di, vedi, se vai qua, vedi, è Lars von Trier, no? È questa roba qui. Ok. Esatto. Abbiamo fatto anche la O così. I nostri amici ci stanno ascoltando, siamo sul sito di Repubblica.it. Abbiamo fatto questa cosa, la Nymphomaniac, volevo fare una cosa, però poi non me la sono sentita. È a Berlino Lars von Trier è andato con una maglietta che c'è scritto persona non gradita. Smetto quando no, persona non gradita. E invece volevo avere la maglietta persona molto grata. Però poi non l'ho molto fatto. Gradita. Diciamo che eri confuso. No, alla fine non ci ho capito un cazzo. Esatto. Ecco perché non l'abbiamo fatto. È la persona non grata. Non gradita. Non gradita. Vabbè.
Sei sicuro? Ma la maglietta per me la puoi fare uguale. Io la farei. Vabbè, quindi... tu sei regista, quindi va bene. Il regista può fare quello che vuole. Come te pare? Alla fine. Quindi se Paolo Calabrese è Calabrese. No, mi stava invitando. Sei Calabrese. Calabrese. No, perché io ho visto proprio il suo dito puntare qui. Io quando hanno messo il trailer la prima volta online ero diventato Valerio Apresa. No, ma i refusi dei giornalisti, ragazzi, importanti. Sono una cosa. Sa Sydney come l'hanno scritto. Allora, io sono stato varie volte donna in un 80% delle cose la regista di Salerno. Sono stato Sibilla. Sibilla. L'ultima volta che sei stato donna qual è? Ah, da Marzullo, sono da Marzullo. Marzullo, ci siamo. Dobbiamo parlare. Marzullo, dobbiamo fare una trasmissione su Marzullo. Quando vai da Marzullo? Intanto, Marzullo, tipo, è. Non, tu lo sapevi che non può andare in video. Cioè, Marzullo non può. Non si può vedere. Cioè... No, è una cosa strana che non ci ho capito un cazzo. Tipo, lui non può apparire per una questione tipo di conflitto di interessi. Per celiachia. No, perché va. Tipo, sta nel CDA. Non ci ho capito un cazzo. Non può apparire. Ok. E c'è una trasmissione fuori. Lui è fuori campo. Tipo, già l'ha passato. Certo, però appare alla fine. Non appare mai. Appare la pianista, ad esempio, quando arrivi tipo che con le cose, e lui a un certo punto dice: vabbè, adesso facciamo la regista. Ma tu non lo sapevi vedi anche io la sapevo questa cosa di Luis, la fanno, cioè, ma non se ne è accorto manco nessuno, vedi? lui non c'è è bellissimo. Allora facciamo una cosa: se voi dovete convincere Alessandro Selvitella a guardare il film, ma io è lui, Alessandro Selvitella è lui. Alessandro Selvitella, non conosco. Piacere. Chiamatelo come volete. Selvitello, potete fare. Servitella alla romanaccia se volete. Allora, convincete lui. Io adesso convinco Sydney Sibilia a inserire una mia canzone nel suo prossimo film. E gliela faccio sentire adesso. E mi hai già convinto. E poi continuiamo a parlare del film. Io a me mi hai già convinto. Facciamo così allora. La senti prima. E la facciamo sentire. Si chiama EC62MP3.MP3. No, si chiama Amore Illogico. Amore Illogico. Vai. Di Vincenzo Capua. Vincenzo Capua. Amore Illogico. Sono qui davanti a me, come in un attimo lasciato lì. E non riuscivo a dire no, ma camminavo da solo. E gli altri erano invisibili. Perché la vita è un vortice e non puoi solo correre, se no finisci per volare via. Ma da quando ti ho incontrata, quello che mi tiene a terra è stare con te. Ma non lo era prima di te. Mi si chiedeva all'infinito di cambiare e crescere, cercando un'opportunità. Vedrai che un giorno arriverà, vedrai che un giorno tu la troverai. E quando arriva la sera, l'unica cosa che voglio è stare con te. Non sento più quel vento gelido.
E rieccoci in onda. Allora, io ho convinto Sydney a fare la colonna sonora del prossimo film. Mi hanno chiamerà, vi do uno scoop. Il prossimo si chiamerà Amore illogico. Oh, veramente era tua sta canzone. Era mia. Ma esatto. Vedi che fanno per non pagare la SIA? Radio lui. E qua mandiamo tutti, pure questa qua che legge, ci sei e tu. Oddio, forse sono indeciso se il prossimo film chiamarlo Amore illogico o ci sei tu punto MP3. SD2 MP3 l'estensione è fondamentale. No, ma ormai i film senza estensione non si vede più nessuno. Noi siamo scherzi. Smetto quando voglio punto mob. Non è vero. Comunque il programma /_quando voglio punto mob. Allora, il senso della nostra trasmissione però è parlare bene del film. E finora in mezz'ora non l'abbiamo ci fatto. Siamo adesso, lo so che è dura con noi, però proviamoci. Però bisognerebbe chiedere prima ad Aprea qual è il suo personaggio. Infatti siamo già pronti. Volevo arrivare. Aprea, Servitello è pronto. Che vai. Qua io leggo. Allora, io leggo: tentato omicidio e lesioni gravissime. Lascio a te la parola. No, però leggi questa è la, diciamo, allora, che dovrebbe dire la polizia. Sei sicuro che qua che leggo io? Sì. Ok, allora. Parlano correttamente latino, no, greco. Mattia Argeri e Giorgio Sironi. Mattia Argeri. Uno è Bino. Semiotica interpretativa e epigrafia latina. Confermo. Parlano correttamente latino, greco antico, sanscrito, lingua etrusca. Sanscrito. E su questo, ragazzi, grazie. Davvero siamo sanscrito. È la Luis questa? Ma è cebu questo. Sanscrito. È cebu, è Luis. Scusa, Lucio. Vi dico che Alessandro è fuori corso alla Luis da 10 anni. Alessandro, fammi vedere il libretto. È un fuori corso, già 70 anni. Scienze della comunicazione e marketing, ma sono in paro con gli esami. Però la cultura generale, non con gli accenti. Sanscrito. Basta, se lo sbagliamo. Sanscrito. Continuo. Perdonali che ragazzi sono capaci. Scusa, dimmi una cosa, ma era tutta buona la prima con loro? Ma che buona, stavano con i cartelli appiccicati addosso a Edoardo Leo perché non dai, diciamo. Lingua etrusca, hanno infarinatura su quasi tutte le lingue morto indoeuropee. Morto. No, le lingue del mar morto, volevi lingue, dire. Le lingue morte indoeuropee. Braccio no, armato della banda, soggetti psicotici presentano particolare propensione a tutta violenza. Questa l'avete letto. Dalla faccia si vede. Capi di imputazione, tentato omicidio, lesioni gravissime. Ma come saprei la parola? Nel mio caso è un documentario, questo non è un film. No, che devo dire? Io interpreto sì uno dei due latinisti, l'altro è Lorenzo Lavia. Siamo appunto persone disagiate, precarie, che hanno abbandonato. Però scusami Valerio, questa è una radio giovane, sembra che sei a cinematografo così. Però io questa da come si chiama? Io mi aspettavo qui di venire a radio Luis, la Marzullo. Sì, però la sottovoce. No, ma io mi aspettavo di venire a Radio Luis a parlare seriamente, scusate, qui è tutta una buffonata, siete qua. No, con noi gente che noi canta, il conduttore che canta. Ma questa la chiavi un certo. È la mia radio preferita. Si parlava ragazzi, termini socio-economici. Aulici, insomma. No, allora, aneddoto ve lo dico io, perché sennò Valerio e Lorenzo, che sono i due latinisti, a un certo punto dovevano interpretare questi due personaggi che parlano correntemente latino. Cioè, quando si incazzano, in realtà sono due benzinai, tipo lo Tito, bravo, questo è una battuta, me l'ha fatta uno all'anteprima, non so, l'altro giorno, dice: oh, ma è vero, tu poi potresti fare la battuta, e dice: cioè, tu l'hai imparato da lo Tito, guarda questa me la sparo, ti giuro me la sparo, ma ha scritto su Facebook, ta sei sparata, no ancora no, ma ecco, hai fatto tu, io lo dico. Come si chiama sta persona? Non lo so, adesso allora chiunque tu sia ce la siamo sparata, non scrivere più la prea, lasciala stare. No, sì, praticamente quindi quando si incazzano loro parlano latino, perché è la loro lingua madre. Me ne fai un esempio, Valerio? Colpa tua, tanto è qui sei bello, non ti permettere di mettermi in difficoltà così adesso. Io sono 40 anni, io no, però per fare questa cosa li abbiamo mandati in questo posto pazzesco che adesso ti dice Valerio. Siamo andati su indicazione di Lorenzo Lavia, del padre, che non diciamo il nome, però insomma, dico tanto padre. No, veramente, allora, racconto il precedente, anzi, prima di andare in questo posto, il padre di Lorenzo, Gabriele Lavia, ha detto, guarda, puoi chiamare, e ha dato il numero di una tale Suor Maria. Mi ricordo benissimo. No, però aspetta, spiegami cosa, per capire bene, per parlare in latino, ci serviva no. Che loro andassero a fare un po' di training da gente che il latino lo parla correntemente. Suor Maria, che pare
fosse una luminare nel campo del latino, della lingua latina, eccetera, proprio veramente una, del mondo. Un'eminenza, insomma, una eccetera. Allora noi, lui si fece dare il numero, ci parla su giù. Dopo un po' di tempo gli disse: ma allora che dobbiamo fare? Andiamo da sta sua. No, lei è deceduta. Adesso San dobbiamo Maria. Fare. Ha detto in latino. Ed è vero. Deceduta est. Deceduta est. E quindi ci siamo buttati in questo centro. C'era un piano B, però. E questo centro è adesso l'Aurelia. Sempre. No. Pensa per te. Stai messo, pensa come devi recuperare. No, questi stanno sull'Aurelia, è un campus universitario rivolto solo a studenti dell'età vostra più o meno, che vengono da tutto il mondo a studiare le lingue morte, il latino, il greco e compagnia bella. E questi ci hanno invitato, siamo andati lì, era l'ora di pranzo, quindi siamo ritrovati nella loro mensa a mangiare con loro. E loro per disse passa mezzale o vuoi un altro po' di patate, e se lo dicevano in latino correntemente. C'è il cinese, l'indiano, l'americano, quindi sì, l'unica sì, lingua tutte comune le nazioni è del mondo. Ma pure guarda chi mi ha aggiunto su Facebook, vi a guardare questa, lo dicono in latino, capito? No, pensavo che no, noi stiamo già guardando anche peggio, ragazzi, sì, sì, interpreto sì. Benissimo, però. E abbiamo chiesto naturalmente noi da beceri, e loro la prendono come una specie di offesa personale quando uno chiede queste cose, però l'abbiamo fatto. Dice, ma come si dice Facebook? Cioè, vabbè, si dice prosopo biblio. Che abbiamo detto, e questa è averci come ospiti. Scoop, questa, quanto ci abbiamo di share? Dichiarazione. Controllaci un po', un botto. E c'era pure Twitter, okay. Ma Twitter è complicatissimo. No, Twitter non si No, c'hanno pure Twitter. Sì, però era complicato. Poi tu sei andato pure a Titillius, capito? Il cinghialese. Titillius. Una cosa tu sei andato pure a studiare il cinghialese da qualche parte. No, per il cinghialese abbiamo interpellato vari consolati, ambasciate, eccetera. Sono andato davvero. La diatriba che è tamil. Però perché all'inizio doveva essere Punjabi, poi no, insomma, alla fine è finita con Nene e Mister Alicante, sì, sì, con cartello appeso ad Edoardo Leo, poverino. Mi entrava in testa quella riga dei cinghiali. No, perché lui, poverino, nella stessa scena parla italiano. Intanto fanno delle azioni perché fanno fare benzina a una macchina, poi parlano latino e poi cinghalese. Alle 4 di notte a Guidonia, pompa di benzina a Guidonia, tutto a Bretella, capisci? Anche Calabresi c'ha la sua parte col latino. Ma sì, non mi ricordo, veramente. Ma sta tagliata, però. No, come? No, ecco da Masus Christi, di Christe Dei. Sì, sì. Il famoso, certo. Ristico. È quello lì. Ristico. Che è latino o bengalese questo? No, questo è latino, questo è latino. Perché loro parlano tutti latino, correntemente. Sono tutti dei ricercatori di altissimo livello. Però è il latino delle province, no? Esatto. Non abbiamo detto ai nostri ascoltatori, bene o male, la trama di questo film. È una ora Sydney. Fatta breve, sennò la gente sa. Vedetevi i trailer se volete sapere di più. È un gruppo di ricercatori universitari che va a mettere su una banda criminale. Così, una banda criminale di ricercatori. Ne faranno di tutti i colori? E ne faranno di ogni. Matte risate con Valerio Aprea, Paolo Calabrese. Sidney, ma tu non hai un piccolo cameo, niente, non ti sei distratto? No, ce l'hai. Lo vedi? Ce l'hai. Se ne sono accorti solo a Salerno. Ce l'hai io. Ok, mi guardano. Sì, dopo mandiamo il pezzo e presenteremo. Vedi che baffo che ha il nostro regista. Ma no, c'è un baffo bellissimo. Ma non hai notato che l'eleganza con cui nessuno di noi ha commentato? Ci ha stretto la mano. È come se fosse normale. Abbiamo fatto una piega, no? Hai apprezzato, no? Vabbè, è giusto. Sì, sì, ci devi mettere un po' di mastici, che da una parte sei stanco. Allora mandiamo il pezzo, perché lo posso presentare io. Presentalo tu e dopo ci dici del cameo. Di chi è? Ah no, è quest'altro? Sì, è quest'altro. Sì. Ma non è, cioè, ma no, quando lo mettiamo questo? E ci sembra che è sempre sotto di noi, che ci accompagna. Ah, è la base. Sì, sì, sì. Allora, un altro pezzo, diciamo, dei nostri ragazzi della Luis, George Ezra. Ha fatto la Luis, George Ezra. Sì, sì, sì. Budapest. Past my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus me on you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Change. Baby, if you owe me, then all of this.
treasure chest, golden grand piano, my beauty fool could steal you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Questo era Estra della Luis, che ci ha scritto questa canzone Budapest, che parla appunto dell'università. Sì, 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 sì. Ma tu ci vuoi rubare il posto nel programma? Diccelo. Io, e volendo, sì. Ma soprattutto pagano. La chitarra a te, ma pagano? No, e allora che bevuto? No, sì, è tutto in nero qua. Non possiamo dichiarare, però pagano. Allora, carceremo Alessandro perché non sa neanche leggere in italiano, e prendo Sidney insieme a me. Io da lettore sono bravissimo. Te leggo tutto. Fammi un provino. Rischia la vita per salvare la sua Xbox. Vai. Che c'avete qua, ragazzi? Dai, questa è una notizia importante. Di solito si dice, in casi di emergenza, salvare prima le donne e i bambini. La raccomandazione non vale di certo per quest'uomo americano, la cui priorità è semplicemente la sua Xbox One. Pensate. E questa è per farvi dare il metro delle letture che avete voi. Cioè, intanto, capito, scoppiano le guerre, le cose, ma loro hanno questa notizia. Noi oltretutto abbiamo notizie dal mondo importanti, capito? No, certo, certo. Chi non ha mai pensato veramente a... Scusa, altre notizie assurde, geniali. Arrestata per aver disegnato sul banco. Quale alcolico lascia i postumi peggiori? Incredibile ballo al matrimonio, mamma elefante salva suo figlio. Ragazzi, sì, sono preoccupatissimo. La radio, cioè, si parla di ciò. Ma vogliamo parlare di scoop? Barack Obama, avete sentito? Lascia stare. Un po', perché ho letto un tweet io. Sì. Cecilia, te che sei informato su tutto? Pare che abbia roba di flirt con Beyoncé. Ma roba di Beyoncé. Ma no. E c'è roba di messaggero. Ah, ecco cosa ho visto, un tweet dell'amico che diceva Obama e Beyoncé, due cuori in una baracca. Te lo giuro. E lì ho detto, ma che davvero? Ma chi frequenti, Valerio, credo che sei followate pure voi. Ah, io no. Ma followate non è male. Sì, lo so. Allora, loro sembrano così, però sono giovani. Sono molto peggio. A un certo punto abbiamo fatto la promozione. Andiamo a Milano, no? A fare le varie radio. Pioveva, noi siamo in un furgoncino tipo i team. Ci apriamo, ci aprono diretta, entri nella porta e là capisci che radio è. Entri, simpatia bestia, 20 minuti e poi te ne esci. A un certo punto entriamo tutti ragazzi di 19-20 anni. Tutti bambini. Ah, in radio. E ha detto, ma che cazzo è? Era Occupy DJ, era proprio una televisione. Ho fatto capire, noi abbiamo un furgone pieno di ultra quarantenni, ma adesso che ci faccio? E invece hanno tenuto grande testa a questa cosa con giovani cappellini, con le cose. Siamo dei finti anziani. No, ma quando fai queste cose e vedi che scopri un mondo pazzesco. Ma tu hai capito chi erano quelli che stavano prima di noi? No. Ah sì, quei tre. Questo è geniale. Aneddoto. Si chiamano il volo. Il volo. Ma chi cazzo sono? No, non lo sappiamo. A un certo punto, tre bambini. I tre tenori. Fenomeni internazionali. No, il divo. Ma quello è un film, qual è? No, esistono un trio di tenori, si chiamano il divo. Il volo. No, il volo, credo. Il volo, quello sci. No, basta vedere, ci sono gli spagnoli. Il divo canta. No, presente, a un certo punto. Le cover sono italiane, ecco, fanno qua, le cover. Allora bisogna capire chi è la cover della cover. Aneddoto. Abbiamo tempo per l'aneddoto. Certo, proprio così. Io c'ho una cena a un certo punto. Allora, voi siete padroni, quando volete andare. Io ho brindisi di compleanno. Aneddoto, aneddotica veloce. A un certo punto entriamo, c'erano questi tre bambini che parlavano, dicevano, abbiamo visto il film, non era ancora uscito, abbiamo visto il trailer, che bello, con un accento un po' del sud, con la cadenza dell'entroterra, e facevano, che bello, bravi bambini. E a un certo punto entrano e fanno l'ospitata prima di noi, pensavano tipo dei rapper dell'Interland di qualche posto, no? E invece entrano, e loro, prima di presentarli, i presentatori dicono, lanciamo una clip. Madison Square Garden. ma tipo strapino, sai, con tutte le luccichine. E arrivano loro tre, fighissimi. A me mi sembrano sempre bambini. Uno sembra Milhouse, solo senza lui. E ma italiani? Sono usciti da Io Canto, se non quella cosa dell'entroterra, l'accento era questo. E a un certo punto entrano e la cosa e dicono, buona, sempre con l'accento era qui. E faccio buona, perché la prova è l'evidenza empirica che era loro. Ma una buonasera, tutta la cosa, ci è venuto a trovare un amico. In italiano, al Madison Square Garden. Prego, Barbara Streisand. Ma te lo giuro, ma questi che cazzo sono? Sono cose incredibili. Sì, sì, sì. Ma no, me li sono andati a vedere su YouTube. E tipo, hanno aperto la cerimonia del Nobel a Stoccolma.
ma fanno delle cose. Si chiamano Il Volo e sono un trio. Sono un trio di bambini. Un trio di bambini usciti, se non sbaglio, da Meglio Canto. E poi siamo andati noi. Le trasmissioni con i bambini che cantano. Lo fa sia la Clerici su Rai 1. Ti lascio una canzone e Jerry Scott. Ma una cosa che una roba che impazzito, ho detto. Cioè, bellissimo. E in America sono dei divi, come dicevi tu, non si chiamano il Divo, però. Il Divo, che sono tre adulti grandi e grossi spagnoli che in spagnolo cantano in maniera tenorile. Tutte da My Way a. No, loro fanno solo musica italiana. Loro fanno solo musica italiana. Esatto, che in America fa impazzire letteralmente gli americani e loro no, sono. Ma con Barbara Streisand, capito? A un certo punto Barbara, ragazzi, mettiamoci un caffè. Senti, ma visto che siamo in chiave di aneddoti, un aneddoto sul set, qualcosa è successo, divertente. Niente, no, io. Siamo rotti con gli amici. No, siamo veramente rotti le palle. Lì, dicevi le tue battute, tornavi a casa. Sentite, ma ve lo chiedo a voi due. Sidney è vero? Minchia, non si vede? Io sono un taciturno, polso, esatto. Intrattabile, introverso. Una persona, proprio, uno credeva, un ragazzetto, un giovane, invece no, proprio. No, tipo Burbero. Pedante poi. Ci stavi raccontando il tuo cameo. Sono curioso. Il mio cameo. Allora, mi ero. Allora, premesso. Che non è un biscotto. No, che non è un tortino. Un tortino. Allora, premesso che noi abbiamo fatto il film, ero un po' povero. Poverissimo. E quindi diciamo tutti hanno fatto un cameo perché non c'avevamo le comparse e quindi nel film vedete passare 4-5 volte la stessa persona che dice ma che è sempre lo stesso passante. Sì, è sempre lo stesso passante. E a un certo punto però io non ci sono riuscito a non entrare nel film perché stavo al monitor. Quando poi dovevamo doppiare una piccola battuta l'ho doppiata io, quindi a un certo punto si sente la mia voce. Sì, che ma, una cosa, ma lascia il segno, lascia ma il segno. È che quella cosa che poi dici ah vedi che bel film com'è il film? Però a un certo punto se senti da una voce in voce off c'è no ma anche chi non mi riconosce c'è. Però certo in voce off hanno fatto lavoro questi, a un certo punto è proprio emozionante, me lo dico. Allora Alessandro lo vai a vedere solo per il cameo. Andrò, ma mettiamo ci sei tu. Ti prego, una canzone ci sta accompagnando per tutta la nostra bella. Ma scusate, bella mi sembra di capire che c'era questo momento, sarebbe previsto il momento domanda femminile, giusto? Sì, vero. È entrata una persona qua dentro, l'avete spiegato? Allora è entrata una persona qua dentro. Dobbiamo fare la presentazione. Cecilia Sala, diamo a Cesare quel che è di Cesare, famosa blogger seguitissima tra tutti i giovani. Più di centinaia di migliaia di visualizzazioni. Quanto stiamo ormai? Un bel po'. Centinaia di migliaia, forse eccessivo. Su YouTube seguitissimo. Più di migliaia. Ecco. Centinaia di migliaia. Cioè, è un'altra tipo il volo questa. Cecilia, vieni qua, prego. Adesso stacco. Madison Square Garden. Cecilia Sala. The blogger. The blogger. E poi hai aperto anche tu, che so, Stoccolma, i Nobel, queste cose qua. Ovviamente sì, quasi lo stesso successo del volo. Non ancora lo stesso successo, li smetto quando voglio. No, quello no, quello dai, quello in stiamo lavorando. Vabbè, mica ti vuoi sedere? Sei sicura? Grazie. No, perché da cavallo. Se guarda bene. Ma anche che c'è un po' d'ansia. Senti, tu sei stata scelta da migliaia di persone per fare una domanda a Sidney. Davvero? Sì. Questa responsabilità. No, io ero entrata per fare una domanda velocissima. A me. Non necessariamente. Sì, a te, perché la domanda è non come, fila. Come sono stati scelti gli attori, quindi non posso chiederlo agli attori. Gli attori, le comparse, se sono. Sei puntato su insomma grandi nomi, anche persone tra che le comparse che... grandi nomi. Allora ho messo tra le comparse riconoscerete Tom Cruise che è un amico, mi fa un passaggio. Guarda che c'è tutto un mercato di nomi tra le comparse. Fare un film con i ruoli protagonisti fatti da attori emergenti e le comparse fatte da grandissimi attori. È un'idea per il prossimo film? Sì, ovviamente. No, ne terremo conto. Bisogna vedere se poi i grandi attori mi fa. Allora, Tom, mi fai sto passaggio, mi cammini. Esatto. Non ti si vede benissimo, ma ne sappiamo che sei tu. Però c'è anche qualcuno che hai scelto che magari era un tuo amico, una persona che tu trovavi espressiva, che non fa l'attore di professione. La discriminante, la prima discriminante era quello che chiedeva a me. Penso se la domanda in realtà è pieno di amici di Salerno. Mi chiedono il cast, no? Com'è? Ma me lo chiedono tutti, questo è vero, mi fanno tutte le domande. Come hai messo su un cast così? E io ho usato un metodo rivoluzionario, ho fatto i provini e ho preso i più bravi.
Pensate. Ma una cosa che sarà che sono un outsider. Che in Italia non succede. Sarà che sono un outsider. È scandaloso. Poi no, in questa cosa sarà anche funzionato una volta. Però poi apre un file, capite? Adesso tutti quanti vorranno fare i film con gli attori giusti per i ruoli. Non è giusto. No, questa è una stronzata. Infatti lo so che abbiamo tracciato un solco molto pericoloso, molto pericoloso. E sembra una cosa che tutti a dirmi ma come no, è facilissimo. Cioè tu Valerio, vogliamo fare un film? Sì. Facciamo una cosa, lui è bravo, vabbè Valerio, che facciamo questo cazzo di film? Ma senza prenderci troppo sul serio mai. Però sono attori professionisti, non persone che tu conoscevi, che ti sembravano allora, no, macchiette. No, Valerio, tuo, vieni, ah, Valerio ha una merceria. Sì. No, così. Così per sbarcare. No, certo, tutti professionisti, ma per fare l'attore è un lavoro serio. Poi io non sono in grado di. Anche i Pills, no? Perché nel film ci sono i The Pills. The Pills. The Pills, che sono romani. Una web series. Sì, che io conoscevo. Io conoscevo poco all'epoca, adesso lo conosco molto meglio, sono amici. E avevo visto i loro video e ho pensato che i ruoli piccoli nei film sono sempre una tragedia, perché prendi quello che è negato, viene la mattina. E ho detto: no, loro sono spontanei e molto bravi, anche loro erano i più bravi a fare quella piccola particina lì. Cioè, anche. Poi dopo ci siamo conosciuti meglio, ma sul set venivano, facevano la loro cosa con la spontaneità di cui avevamo bisogno. Cecilia, sei soddisfatta? Cecilia, ora mi twitti queste... Ti follow? Mi twitti tutto. Follow pure a Prea che ci tiene tantissimo. Guarda, se esco da qui non trovo il tuo follow, guarda. Sì, sarò anche aggiornata sulle novità di Barack e Beyoncé. Sì, esatto. È vera questa cosa. Domani esce una notizia? Hanno dato la preview e domani usciranno tutti i dettagli. Cioè che Barack... Barack si è fatto flirt. Ha sostituito questo... Michelle con... Secondo me se Michelle Beyoncé mena comunque. No, ma Beyoncé e Barack Obama. Beh, è una cosa bellissima. Cioè, ma ti immagini? Allora, siccome stiamo arrivando verso la fine, voi ormai forse rimanete, se vi va, altri 10 minuti fino alla fine. Ringraziamo Cecilia per la sua domanda. E sempre Sidney presenta il prossimo pezzo. Allora, i Duran Duran. Ma quanti ne abbiamo? Vabbè, Duran Duran. Sempre il problema d'Asia. Notorious. Entrate chiedendoci proprio di che anno è la canzone Duran Duran, perché noi di solito a Radio Luis non mandiamo canzoni così vecchie, ma dal nuovo anno, però da quando ci stanno a Calabresi, quando c'è Calabresi, adeguarci col repertorio. No, questa è 87, ragazzi. Allora, avresti Franco prima e Franco quarto. Sì, cercalo Nicolò. Allora ringraziamo Paolo. Sì, perché se ne va. Ma dove stai andando, Paolo? No, perché devo andare. Che devi fare? Dici un po'. Dice, dai. Ci stanno quattro ragazzini da sfamare a casa. Questa cosa un giorno solo sto qua. E poi soprattutto andate a sparare totalmente. Però sei rimasto 50 minuti, quindi insomma. Sì, sai, non è poco. Non è poco, quasi il primo tempo del film. Lui è uno che dopo 2-3 minuti prende la salsa e se ne va. È durato una città. Ma Marzullo sono durato 20 secondi. Lodi, la mia domanda, vabbè, io vado. Lodi a Calabresi, perché è sempre presente anche qui a Radio Luis durante le premiazioni, l'altro anno anche con Radio Luis. Sta laureando, perché sta anche. È da David Letterman, però ci sono stato talmente è sempre un'ottima presenza come voi, insomma siete di nuovo benvenuti quando volete qui. Non ti dilungare, noi salutiamo domani Paolo. Fan salto domani pure, no? Che fate domani? Tipo di nuovo pomeriggio spaghi? Esatto, sì. Soprattutto la mensa è aperta qui. Sì, allora domani vado a vedere il film. Io domani vado a vedere il film. Bello, abbiamo fatto un'intervista. Non sapevamo niente di quello. Sicuramente avete due persone. Diciamo che noi siamo tutto tondo, noi parliamo, no? Più che dei film di una generazione. Ma soprattutto così per darsi a mano con questi ragazzi. Soprattutto, ma chi ci sta a sentire adesso? Ma quanti ci hanno sentito? No, abbiamo un bel picco. Quanti siete? Abbiamo un bel picco. Luis. Contiamoci ragazzi, quanti siamo? Allora, alzata di mano. No, Radio Luis è una radio, comunque Paolo è sempre stato qui e magari lo sa, e anche il nostro programma è il programma di punta della radio. Quindi, di se punta, siete proprio... qui, vabbè, siete qui 7-8 spettatori. Sono 3-4 anni che ci casco. Va bene, facciamo sentire. Paolo.
Ti ringraziamo. Se è andato via, così come era venuto. Sbattendo la porta. Grazie a tutti, ragazzi. Allora, sentire Paolo, ci dà il 5, grazie. Sì, sentire il 5. Ecco. Ciao, ciao Paolo. Ci sentiamo. Ci vedremo molto presto. L'archeologo di Smetto Quando Voglio ci sta salutando in diretta. Lo ringraziamo. E lo andremo a vedere noi domani o dopodomani. Di solito il mercoledì si va al cinema. Per risparmiare quei 2 euro. Esatto, bravo. Ci sono il posto di Paolo, guarda. Ma ce la portiamo Cecilia al cinema? E c'è Cecilia che non l'abbia ancora visto. Mi sembra proprio un film. No, un film non riuscito. Un film venuto male. Un film con poco seguito. Chiama Repubblica, fagli togliere sta foto. Ma sarà una blogger questa, davvero? Non aspetto neanche il mercoledì per i 2 euro in meno. Vado domani. Dagli 2 euro stai. Subito, dai, ce la colliamo noi questa spesa. Dai, 2 euro. No, vogliamo i 2 euro. Te lo giuro. Io ce l'ho da girare. Sì, ti posso dire una cosa? Se fossi in voi sarei felice, perché noi siamo felici. Se già avete fatto il botto così, e tante persone che, come noi, che lo guarderanno sicuramente, ancora non l'hanno visto. Pensa quanto ancora c'è. Questo è il repertorio delle frasi che portano sfiga. Sì, questa forse ma ti dico una cosa. È nella top 5 delle frasi da non dire. Però invece ti dico una cosa: è finito adesso il periodo di esami, perché noi dobbiamo ragionare anche da studenti. Quindi avremo sicuramente adesso molto più tempo per dedicarci a cazzeggio, film e altro. Ti ha dato del cazzaro. Ha ragione, bisogna andare per divertirsi. Orgogliosissimo di essere il cazzeggio, è vero, c'è ragione. Bisogna andare a divertirsi, no, se noi siamo l'intrattenimento, capito? Noi siamo il cazzeggio, appunto, detto in francese, però l'industria è quella dell'intrattenimento. Oppure però sfondi una porta aperta, guarda. Capito? Smetto Quando Voglio in tutti quasi cinema in italiani, cinema. In tutti i cinema. Si dice nei migliori cinema. Nei migliori, aspetta, allora li faccio. Smetto Quando Voglio nei migliori cinema. No, pure in quelli, diciamo, pure in quelli meno di merda, cioè in tutti i cinema. Tutti ci vabbè, mi indica. Allora, adesso dopo i Duran Duran vi lasciamo con un pezzo. No, abbiamo ancora qualche minuto. No, io potrei parlarvi di quando ho fatto il militare qua dentro. Davvero, io ho fatto il militare qua dentro. Attraversi la strada c'è il comando generale centrale. Aspetta, in che anno? Si parla di 1994. Chi di voi era nato nel 1994? Ho detto tutto. Vuoi sapere quanti anni avevo? Eravamo almeno. Non eri neanche nata, penso. Lei non era nata. Ma essere del 95. Ma ci restano qua. Spaventosa questa cosa. Il momento di spavento non va bene. Sono stati raggiunti. 95. Lei non era, Cecilia non era nata, e Valerio Brea faceva il militare. Ma così va a fare, perché neanche io ho fatto il militare, perché la mia generazione non l'ha fatto. Tu tipo sparavi a delle persone, uccidevi della gente? No, non ho ucciso nessuno, ma quando mi hanno mandato qui, perché qui ci andavano quelli, tra l'altro potevo pure giocare su sta cosa, ho fatto il militare, però non si sa a che età, invece vi dico pure che ero alla fine, l'ultimo rinvio, quindi ero laureando, figurate, ero qua. E i laureandi li mandavano quindi qui, perché devono stare a Roma, e quindi entrato qui dentro, mi hanno fatto fare il colloquio, c'era il comandante, faceva il colloquio con tutti i nuovi arrivati. Per sapere le loro assunto, no? No, per dire per sapere le loro specifiche. Sì, per sapere, visto che eravamo tutti laureandi, dice ok, tu laureandi in che cosa? In base al corso di laurea, insomma, ti assegnavo. E tu eri laureato? Quando io ho detto sono in storia del cinema. Il risultato è stato che sono stato un mese a fare avanti e indietro nel corridoio senza mansione, cioè non hanno saputo che farmi fare, perché per me non c'era niente, certo, niente di adatto. Scusa, quindi c'era la storia, tocca fa qualcosa sto ragazzo. Sì, ero la barzelletta della casella. Spuntato Sidney, senza fare niente. È spuntato Sidney, che aveva 6 anni. Sidney 1985. Allora, era giovane, dai. Io posso fare la comparsa, siamo a posto con Cecilia, che gli facciamo fare? Cecilia relazioni esterne. Nel 95 nasce. Esatto. Oh, peraltro stasera a mezzanotte sei invitato al mio brindisi di compleanno. Ma wow. Rita, vero? Ma dove? Qui c'è una festa qui alla Luis. No, facciamo un centro, insomma, venite. Poi chittiamo la situazione. Ci scambiamo poi i numeri. Due ragazze. Acchittiamo la situazione. Due ragazze, insomma, ve li vedo io. Vabbè, okay. No, senza basta. Torniamo seri. Torniamo seri perché siamo arrivati nel tema del film. Momento di imbarazzo. Radio Luis ci ha dato dei compiti precisi. Noi non siamo qui per gioco. Siamo qui perché Radio Luis ci ha imposto, e noi lo facciamo con
dedizione, bravo. Sì, ragazzi, abbiamo una proprietà di linguaggio. Datemi il numero dei vostri genitori. Grazie. Voglio fare un giro di telefonate. Grazie, perché grazie qua... che sei venuto a darci una mano. No, è qua. Se, allora, siamo... se vuoi sentire cose disastrose, vai a sentire il nostro podcast delle nostre puntate precedenti. Non dici come avete fatto. No, ma lo capiamo da soli. Lo vediamo proprio. C'è un'impalinatura. Ma gli spettatori e gli ascoltatori sanno che qui fuori c'è un ping pong, il biliardino, il calcetto Barilla. Non dovevi dirlo. No, ragazzi. Balil, no, Barilla. E tu dirai che fanno gli studenti? Ma no, ma questo è bello. Penso io, cioè, quando io ero piccolo, io guardavo Beverly Hills 90210. Era tipo il West Beverly High. E per voi, Cecilia, ci stiamo già alla terza serie. Quando e praticamente c'erano questi. Era così, tutto prato. Loro non facevano un cazzo tutto il tempo. Anche io volevo andare a scuola. Questo a me la scuola era una merda, tipo tutti tutta buia, tutta scrossa. Tutta... No, era terribile, terribile. Ragazzi, grazie. Ragazzi, allora salutiamo i nostri ospiti. Allora, che sono. Tornate, siete di casa qui. E vi lasciamo con una canzone che è quella di Marco Mengoni, L'essenziale. E alla prossima, grazie, andatevi a vedere Smetto quando voglio. Esatto, ci hai pensato tu, Sidney. Allora ti ringraziamo. Andremo a vederlo noi, lo andremo a vedere in tanti. Tu non vuoi che lo diciamo, però dai, possiamo dirlo. Positivi, tutti andranno a vedere questo film anche nei prossimi giorni. Noi ci andremo, quindi ci già tre in più è già qualcosa. No, voi andateci, andiamo. Ringraziamo Sidney, ringraziamo Valerio. Grazie, anche Paolo. Grazie a voi. Abbiamo parlato anche di cose interessanti. Nel frattempo la canzone... Questa lo dici tu, ma comunque... Questa è il tempo. Allora, cosa ci siamo? Abbiamo parlato di cose interessanti. A tratti molto interessanti. Abbiamo ascoltato canzoni. Abbiamo ascoltato delle belle canzoni. Sto dando un senso a quest'ora. La tua vita senso a quest'ora. Io ho dato 10 alla mia, è andato molto bene. Io ho trovato la colonna sonora del prossimo film, sarà la mia, è ufficiale. Esatto. Sì. E il film si intitolerà Amore ci sei tu MP3. Sì, esatto, sarà di sicuro un film di successo. Ringraziamo Sidney, Valerio e Paolo. Smetto quando voglio al cinema dal 6 febbraio in programmazione, andatelo a vedere. E ci sei tu, vi saluta, noi ci vediamo con Alessandro lunedì prossimo, sempre qui a Radio Luis dalle 20. Ringraziamo Nicola Orsi, Vincenzo Capua. Ragazzi, ci sentiamo L'essenziale, la canzone che ha vinto l'ultimo Sanremo, in attesa che partirà anche questo benedetto Festival di Sanremo 2014. Grazie ragazzi. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Sostengono gli eroi. Se il gioco si fa duro è da giocare, beati loro poi, se scambiano le offese con il bene, succede anche a noi, di far la guerra e ambire poi alla pace, e nel silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare. Saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi.